you an occupational hazard. Buonasera a tutti, bentornati a Job News. Forse avete letto sui giornali, forse li avete visti direttamente in piazza per una Pasquetta alternativa. Oggi abbiamo Coldiretti ospiti, in particolare abbiamo il presidente di Coldiretti Torino, Fabrizio Galliati, che ringrazio per essere con noi. Grazie a voi. E parleremo di questo, del motivo che li ha spinti a scendere in piazza in una giornata tradizionalmente dedicata invece alla scampagnata fuori porta e di molto altro. Ma direi di cominciare subito da questo evento che vi ha visti protagonisti di un evento anche un po' particolare, perché avete letteralmente regalato il latte a chi ha partecipato il giorno di Pasquetta alla manifestazione, appunto, Buono come il latte. Che cosa vi ha spinto a sacrificare la giornata di festa per andare davanti al municipio di Torino a manifestare? Sì, è stato una questione legata alla contingenza del momento particolare che sta vivendo il settore latte, anche se parlare di contingenza, insomma, è più di un anno che si sta parlando di problemi seri legati al settore del latte. La questione è legata al fatto che Pasquetta è caduta negli ultimi giorni di marzo e la campagna del latte si chiude proprio il 31 marzo e ricomincia il 1 aprile. Ed entro questa data devono essere definiti i rapporti che regolano il conferimento del latte da parte dell'agricoltore rispetto all'industria di trasformazione. E cosa succede? Che a quella data lì molte aziende sul territorio regionale non avevano ancora trovato un'azienda trasformatrice che accogliesse e lavorasse il loro latte. Oltretutto, intendiamoci, in una situazione in cui ovviamente il latte piemontese non copre tutto il fabbisogno territoriale, quindi non ci sono motivi particolari per cui non si debba utilizzare il latte piemontese. Ma lì ci siamo trovati un pochettino pizzicati tra questioni legate al prezzo e questioni legate al fatto che gli allevatori avessero rivendicato un pochettino queste questioni qua, e quindi di conseguenza molte parti dell'industria trasformatrice si sono tirate indietro dicendo: guardate, il vostro latte per questo momento non ci può interessare, perché la produzione cala, perché i consumi sono calati, e per tutta una questo serie è vero? Di motivi. No, i consumi non sono è calati? Vero, perché non ci risulta dai dati, oltretutto che si potete reperire anche su internet, rispetto alle situazioni del settore lattiero caseario. Noi oggi abbiamo una situazione del lattiero caseario dove la produzione italiana è stabile, i consumi italiani sono stabili, anzi devo dire che su base 2015 l'estate particolarmente calda ha fatto sì che molte tipologie di formaggi freschi, tipo la mozzarella, abbiano proprio visto un'impennata di consumi. La bilancia dell'export agroalimentare è straordinariamente favorevole, perché abbiamo esportazioni a doppia cifra, quindi più 23% per il grana, più 12% per la mozzarella, insomma tutto settore, più tanto che abbiamo una bilancia commerciale favorevole, quindi sono stati meno importazioni rispetto alle esportazioni, quindi riteniamo che il discorso del mercato inteso come consumo sia un discorso così un pochettino utilizzato a sproposito. Quindi erano, diciamo, degli stratagemmi per concordare un prezzo più basso, perché poi la questione centrale è il prezzo che... Direi proprio che è centrato la questione, nel senso che noi abbiamo dovuto spostare un pochettino il focus sulla necessità da parte delle aziende di dover piazzare il latte, perché è un prodotto fresco che nel giro delle 24 ore deve essere trasformato, altrimenti non ha più nessun senso, né per mantenerne la qualità, né per mantenerne la possibilità di essere inserito all'interno del circuito alimentare. E quindi di conseguenza probabilmente si trattava tutto di una questione per poter slegare un pochettino di più il discorso del prezzo, e questo non è una cosa che fa bene alle aziende del territorio. Se io vado a comprare un litro di latte, il prezzo che pago oscilla tra l'1,20, diciamo, circa della grande distribuzione, anche all'1,70 delle panetterie. Quanto costa un litro di latte invece al produttore? Allora, voi pensate che le aziende, per vivere e potersi sviluppare, poter rimanere sul mercato con gli investimenti che oggi sono necessari per garantire qualità, sicurezza su tutti gli aspetti, alimentare, sicurezza legata all'ambiente e quant'altro, ci sarebbe bisogno di una remunerazione superiore ai 40 centesimi. Oggi siamo a una remunerazione vicina ai 30 centesimi. Dove vanno inferiore. Gli altri? Questo infatti è una parte del problema, nel senso che attualmente, visto che al consumo non ci sono ripercussioni in meno rispetto al prezzo del latte, probabilmente la forbice a disposizione della filiera viene redistribuita un pochettino male. Poi noi amiamo sempre fare il raffronto rispetto al latte fresco, perché è quello più
voglio dire, più immediato, perché comunque il latte fresco non subisce praticamente nessun tipo di trasformazione, sono magari la pastorizzazione piuttosto che altre lavorazioni. Però se noi andiamo sul discorso dei formaggi, dove c'è una lavorazione e il prodotto giustamente, diciamo, recupera un valore maggiore, questo delta è assolutamente amplificato. Uno dei messaggi lanciati in piazza era: tuteliamo il latte italiano. Perché il latte italiano costa di più? Il latte italiano costa di più per svariati motivi. Innanzitutto abbiamo una situazione di gestione delle aziende che, compatibilmente con quelle che sono tutte le regolamentazioni italiane molto restrittive, giustamente, vanno rispettate, quindi per le aziende rappresentano un costo. Però in realtà è un costo che può essere anche un'opportunità, perché a me piace fare sempre questo esempio, cioè il numero di veterinari che controllano le nostre aziende sono in Piemonte è superiore a tutto il numero di veterinari che ci sono in Inghilterra o tutto il numero di veterinari che ci sono in Francia. Quindi questo per dire come l'aspetto sanitario, l'assessorato alla sanità e il Ministero della Sanità abbiano una rete assolutamente, credo sia la prima al mondo, per la sicurezza alimentare. E le nostre aziende accettano di buon grado, come giusto che sia, la prova dei fatti. Quindi i veterinari che in azienda certificano, visitano, tracciano, evidenziano eventuali problemi e tutto quello che vogliamo. Quindi di conseguenza questo rappresenta un insieme di costi maggiori legati al fatto che comunque in Italia l'energia è più cara, il costo del lavoro è più caro, c'è tutta una serie di sistema paese che fa sì che, voglio dire, non siamo tra i paesi più economici come gestione aziendale, però siamo anche tra i paesi che fanno una qualità migliore. Quindi quello che si chiede è quello di semplicemente riconoscere il valore del prodotto finito, che contiene anche tutta una serie di valori meno visibili che stanno dietro, che possa essere presentato, riconosciuto e riconoscibile. A volte si ha la sensazione che nella tutela del Made in Italy ci siano prodotti di serie A e prodotti di serie B, perché per altri, anche del settore agroalimentare, si fanno gran campagne sul tuteliamo il Made in Italy, ad esempio il vino. Non ultima la polemica di qualche giorno fa, in cui c'era stata addirittura la proposta ai locali del territorio di offrire solo vino piemontese per la forte radicalizzazione sul territorio. Lei lo sente questa discrepanza tra settori? Ma allora, diciamo che il discorso del vino è un discorso esemplificativo, perché il vino italiano oggi è il numero uno al mondo, come produzione abbiamo battuto i francesi, come valore aggiunto. Ed è una realtà di peso che è stata costruita sulle ceneri di uno scandalo. Quindi nel momento peggiore del vino italiano, quando è successo lo scandalo del metanolo, abbiamo ricordato i 30 anni, forse un mesetto fa, da lì si sono costruite le basi per far sì che il vino italiano, da quella situazione in cui era precipitato, oggi fosse nella condizione in cui è. Il discorso della promozione è un discorso positivo, deve contenere però dei valori oggettivi, cioè noi non possiamo soltanto dire che un prodotto è buono perché è italiano, un prodotto è buono perché è italiano, ma perché dietro ci sono dei contenuti seri, rappresentati da aziende che lavorano in modo serio, da processi di trasformazione che sono processi innovativi, che garantiscono tutta una serie di tutele e abbracciano tutta una serie di aspetti. Quindi ecco che la promozione fatta fine a se stessa per il bene della filiera lascia il tempo che trova, dove invece la promozione è fatta per sottolineare come tutto il comparto sia partecipe di questa cosa, allora è una cosa positiva. Il vino è partecipe dal grappolo fino al tappo. Questo non vale per gli altri settori invece? Non vale per tutti i settori in cui la questione dell'etichettatura non è specificata, perché mentre per la carne, mentre per il vino abbiamo dei meccanismi molto rigidi che determinano l'etichettatura, la provenienza, le zone di origine, quindi il consumatore, chi deve decidere, cioè chi deve scegliere e decidere a chi va il valore aggiunto che è disposto a spendere in più, ha la possibilità di verificarlo. In altri settori no. Dove non c'è questa possibilità qui e c'è confusione, ecco che allora si gioca sull'italian sounding, su quello che sembra italiano ma non è, oppure è italiano ma quanto è italiano? Dall'inizio alla fine o solo perché l'ho trasformato in Italia o un pezzetto della lavorazione è venuto in Italia? Eppure i settori che hanno scommesso sull'etichettatura, sulla tracciabilità, ne hanno avuto un ritorno non solo di immagine ma anche di fatturato. Assolutamente sì. Oggi dove a livello comunitario, dove a livello di investimenti si è andato sul discorso della tracciabilità e dell'etichettatura, ci sono dei momenti, se non di espansione, però di forte resistenza al momento di crisi. Voi lo chiedete quindi al governo, una richiesta che fate alla politica, quella di estendere l'etichettatura? Noi un'etichetta che facciamo a tutti i livelli, noi la chiamiamo un po' la madre delle nostre battaglie. Noi riteniamo che se possiamo stabilire e certificare che il prodotto è italiano, e noi mettiamo a disposizione la nostra competenza per dire
lì dentro c'è il mio lavoro, noi siamo sicuri che risolveremo una buona parte dei problemi dell'agricoltura. Una buona parte? È brutto, sa, fare sparare sentenze e risolvere tutti i problemi. Noi ci accontenteremo di risolvere una buona parte. Quali sono i problemi dell'agricoltura del nostro territorio in questo momento, a parte quelli che abbiamo già citato ovviamente? Allora, i problemi sono derivati da un discorso di scelte che noi abbiamo fatto. Stiamo uscendo da un periodo storico ben definito e stiamo entrando in un altro. In questo passaggio storico noi teniamo una posizione molto chiara, cioè l'agricoltura serve non solo per produrre cibo, ma serve perché preserva l'ambiente, l'agricoltura fatta bene, crea occupazione. Cioè, quindi, in un mondo dove la popolazione si sta concentrando a livello demografico sulle grandi città, e l'esempio è proprio Torino, che Torino tiene da solo il 75% della popolazione dell'intera regione. Certo. Eppure la superficie di città metropolitana, per dirne una, se non di tutto il Piemonte, è decisamente più grande. Quindi c'è la forte esigenza che tutto il territorio che grava attorno alle grandi città e attorno alla popolazione possa essere custodito, possa essere seguito, possa essere oggetto di manutenzione e creazione di reddito. Quindi l'accezione dell'agricoltura diventa decisamente più ampia. Noi abbiamo detto, riteniamo che l'agricoltura non sia solo produttività, ma sia anche quello: mantenere l'ambiente, mantenere il territorio, mantenere l'occupazione, per poter preservare un futuro per il nostro paese. Da qui si innesca poi tutto il meccanismo. Quindi il problema di un'agricoltura fatta in questo modo qui, cosa ha dei costi aggiuntivi, perché risolve problemi sociali, perché certo, risolve altri problemi, che diversamente, se io non mantengo un bosco e questo bosco qui mi crea un dissesto idrogeologico, è logico che dovrò spendere dei soldi per riparare quel sì. Non c'è una visione a tutto tondo, ecco, a 360 gradi. Un'impostazione di questo genere qui comporta che il valore del mio prodotto abbia dei costi superiori e quindi dovrebbe essere valorizzato di più, perché copre tutta una serie di esigenze, e quindi qui c'è il discorso del prezzo. Ha citato anche l'occupazione, torniamo a parlarne dopo la pubblicità. Riprendiamo allora dove ci siamo interrotti. Siamo con Fabrizio Gagliati, presidente di Coldiretti Torino. Parlavamo di occupazione, settore tout court. Quanti occupati? Beh, il numero di occupati, siccome un'azienda agricola è una realtà prevalentemente familiare, noi calcoliamo che ci sono 9.000 circa aziende iscritte in Camera di Commercio. Noi abbiamo circa 17.000 soci sulla provincia di Torino, quindi è ragionevole pensare che su tutto il comparto piemontese stiamo parlando di 60.000 persone, realtà aziendali che lavorano. E che effetto ha avuto la crisi su questi numeri? Ma allora, la crisi del settore agricolo legata ai prezzi ha fatto sì, ma più che ai prezzi, oltre ai prezzi, al modello di agricoltura, cioè certe aziende in determinati periodi, soprattutto quelle più svantaggiate, sono sparite. Però lo stesso tipo di aziende che adesso, con il ritorno dei giovani all'agricoltura, danno opportunità ai giovani per reinsediarsi in agricoltura. Poi avevamo le aziende più strutturate, che invece adesso vivono maggiormente la crisi di oggi, cioè quella legata alla colazione del prodotto e del prezzo, e che stanno rischiando parecchio. Quindi più adesso di prima. Sì, rischiano più adesso di prima. Si è spostata la crisi. Si è spostata, perché una volta si parlava, c'era il paradigma per cui più sei grande, più sei solido. Grande e bello, i piccoli sono destinati a sparire, rimarranno solo i grandi, più grandi insieme meglio è. Poi è arrivata la bolla Lehman and Brothers. Combinazione, è successo che nessuno però aveva stabilito quanto doveva essere grande uno rispetto ad un altro per potersi definire al sicuro. E quindi non si è mai abbastanza grandi, e la dimensione non è l'unico elemento discriminante, e quindi ecco che lì sono nati poi i primi pensieri sul come poter riconsiderare l'agricoltura all'interno del paese. E quali sono le opportunità per i giovani che citava prima? Cioè, c'è questo ritorno dei giovani ai mestieri legati alla terra?
Sì, c'è un ritorno perché l'azienda agricola ha anche cambiato un pochettino la sua veste, è passata dall'essere un qualche cosina che produceva di fatto un prodotto primario alimentare da trasformare, anche tendenzialmente sganciato dalla società. Io mi ricordo 20 anni fa, io ero ancora studente, l'agricoltura era un po' avulsa dal contesto, dal contesto sociale, no? Ad un momento che è quello attuale in cui invece l'agricoltura ne partecipe. Questo vuol dire che l'agricoltura non è più solo quello, ma è anche altro. Infatti le realtà nuove che si insediano, che magari hanno più difficoltà nel poter recuperare le superfici di terreno necessarie per un'agricoltura tradizionale, ecco che approfittano delle possibilità dell'agricoltura multifunzionale che consente all'azienda agricola sì di produrre un elemento principale, ma anche di poter fare assistenza, di poter fare trasformazione, di poter trasformare il proprio prodotto e venderlo direttamente. Quindi tutto, diciamo che solletica parecchio l'imprenditorialità delle persone, molti giovani ci si tuffano e molti di questi hanno un buon successo. Sì. Tra l'altro all'interno del PSR, cosiddetto, cioè il programma di sviluppo rurale di cui adesso ci spiegherà, c'è un bando proprio specifico per i giovani imprenditori, delle possibilità anche di sostegno economico? Certo, il piano di sviluppo rurale rappresenta l'unico strumento a livello europeo che ha l'agricoltura per poter effettuare i propri investimenti ed ottenere, come dire, un aiuto nel farli. Mm. Questo è. È una programmazione ciclica, quindi quello che si è aperto oggi è un nuovo PSR che si chiuderà nel 2020. Queste opportunità ci sono sempre state nel corso degli anni, sono cambiati però gli obiettivi che di volta in volta le regioni, che sono poi gli enti che lo costruiscono, definiscono per strutturare le proprie aziende. All'interno di questi provvedimenti, che il PSR è una questione molto complessa, tratta dal miglioramento aziendale alle questioni di filiera, all'agroindustria, alla formazione, ci sono tanti aspetti, c'è anche un provvedimento che dovrebbe uscire a breve, cioè nel giro di proprio di qualche giorno, che prevede un aiuto per quei giovani che vogliono insediarsi in agricoltura o ex novo, quindi provenienti dalla scuola piuttosto che da altre realtà e vogliono insediarsi in agricoltura, oppure di giovani che decidono di avvicendarsi con i genitori o fratelli che decidono di mettersi insieme e insediarsi in agricoltura. Ecco, infatti volevo proprio chiedere questo, cioè questi giovani che si avvicinano ai mestieri del settore, fanno parte del normale ricambio generazionale o vengono o sono nuovi? In che percentuale? Allora, abbiamo una percentuale di ingresso dall'esterno che è superiore alla media degli altri settori. Ah, questo è già un buon segnale. È già un buon segnale. Sì. E poi abbiamo un forte ricambio generazionale all'interno, perché mentre un tempo tendenzialmente mancava la continuità aziendale, oggi invece il sentimento che lega le possibilità di impresa all'interno dell'azienda agricola da parte del giovane è molto più forte che una volta. Anzi, magari subentra il giovane e la trasforma, le cambia un po' pelle, la rende un po' 2 se non 3.0. Assolutamente sì, abbiamo situazioni di mercato molto sfaccettato l'universo agricolo, quindi si va da quelli come ad esempio nel caso del vino, che è un settore molto commerciale, quindi chi ha la possibilità di piazzare il proprio prodotto, che allora si evolve dal mercato online, piuttosto dalle fiere internazionali, piuttosto che altre idee che nascono, anche la riscoperta di coltivazioni particolari. Abbiamo un produttore nell'Astigiano di cui si è parlato anche sui giornali poco tempo fa, che si è gettato nella produzione dello zafferano piemontese, lo fa nei sui 1000 metri che ho avuto il piacere di guardare, e fa un ottimo prodotto. E si arriva fino invece all'azienda, per dire, all'allevamento zootecnico, dove lì la tecnologia, l'impiego di tecnologia per aumentare la salubrità del benessere animale piuttosto che del prodotto finale è molto evoluto, e sono altri tipi di investimenti. Le notizie che arrivano poi sulle prime pagine riguardano però sempre un po' settori di nicchia. Adesso lei ha citato lo zafferano, si sente tantissimo di nuove aziende agricole, magari bio, vegan, magari agriturismi, che poi hanno anche una parte di produzione. C'è spazio solo in queste nicchie un po' modaiole, se vogliamo chiamarle così, o c'è spazio nei settori più basilari dell'agricoltura? La questione dei settori di nicchia deriva dal fatto di un rapporto tra necessità di investimento, disponibilità di terreno e visibilità della cosa. Quindi diciamo che determinati tipi di operazioni calzano a pennello. Un'operazione sull'agricoltura tradizionale è molto più difficile perché richiede investimenti decisamente più importanti, e oggi il livello dei prezzi è talmente basso che diciamo che quelli che sono all'interno del meccanismo riescono
a continuare ad evolversi. Una persona dall'esterno entrare all'interno di una realtà produttiva di quel genere lì ha più difficoltà, ma proprio per carenza di risorse molto spesso. Certo. E questi finanziamenti non servono? Questi finanziamenti non aiutano, sono sufficienti. Calcoliamo che noi abbiamo un discorso che sta molto a cuore, che è legato alla disponibilità del terreno. Cioè, il terreno è la nostra fonte primaria, il nostro bene primario, non è un bene replicabile, è un bene che va custodito con estrema attenzione, quindi molto legato all'effettiva disponibilità del terreno. Oggi si parla molto di tenere in considerazione il consumo di suolo, suolo che per anni abbiamo sprecato, certo, per insediamenti che adesso sono abbandonati, per costruire, per fare tutta una serie di operazioni su un certo tipo di sviluppo che poi non si è rivelato quello giusto. Per chiudere, abbiamo un minuto, quali sono i settori che stanno risollevandosi faticosamente dalla crisi, quali sono invece quelli che la patiscono ancora maggiormente? Ma io voglio essere positivo, non voglio fare una classifica di buoni e di cattivi, ma sto vedendo... A prescindere dalle responsabilità? Sì. No, nel senso di quelli più in difficoltà, perché ognuno ha i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza. Se un minuto mi piacerebbe chiudere con della positività, perché mai come in questo momento c'è un'attenzione e una sensibilità a questi temi, a partire dal Papa con l'encilica a scendere. Sì. E quindi questo vuol dire che il modo di vedere l'agricoltura sta diventando centrale rispetto a tutte le questioni che le ruotano attorno, e quindi questo è un bene per l'azienda agricola. Bene. Per cui credo che il futuro che ci aspetta, se andiamo verso una direzione compatibile con tutti gli altri, facendo sistema, possa essere un futuro roseo per la nostra agricoltura, perché ne abbiamo tutte le capacità. Benissimo, abbiamo chiuso col botto. Grazie a Fabrizio Gagliati, grazie a voi per essere stati di nuovo con noi. Ci rivediamo giovedì prossimo, puntualissimi 20.45, e tutti i giorni le nostre finestre quotidiane sul mondo del lavoro alle 20.15 con Job News Daily. Buona serata. Grazie. Buonasera a tutti e benvenuti all'interno dello spazio a cura di OP Solution, progetti di outplacement dedicato alla ricerca di un nuovo posto di lavoro. Questa settimana ci scrivono: come rispondo alle domande rispetto alle mie competenze linguistiche? Allora, molto spesso sui CV si trovano, soprattutto nei curricula europei, che noi consigliamo sempre di non fare, a meno che non si sia proprio un neolaureato, si trovano quelle tabelle dove si differenzia la parte da comprensione orale, comprensione scritta, capacità di lettura, capacità di ascolto, eccetera. Allora, se volete utilizzare questo tipo di curriculum, quindi il CV europeo, con queste tabelle, chiediamo di utilizzare una certa coerenza, nel senso che solitamente se l'inglese è molto buono, quello per esempio parlato, è difficile che la comprensione scritta sia scarsa, e questo vale anche per il contrario. Noi però suggeriamo di utilizzare un curriculum in formato Word, andare a indicare quelle che è la conoscenza delle lingue, senza dare delle definizioni appunto da CV europeo B1, B2, eccetera, ma andare a dare un livello di inglese, per esempio buono, sufficiente, ottimo o fluente. Ovviamente la cosa importante è che poi voi siate in grado di sostenere quanto avete scritto, per cui se avete scritto che il vostro livello di inglese o di francese è molto buono, è importante che voi sappiate tenere una conversazione e avere una comprensione della lingua di un certo livello. Passiamo alla prossima domanda. La prossima domanda è questa: in molti annunci ho visto che viene richiesta la conoscenza di gestionali specifici, ma sono tantissimi ed è davvero difficile conoscerli tutti. Come posso fare per ovviare a questo problema? Allora, quando parliamo di gestionali parliamo di quei programmi all'interno dei quali le aziende organizzano il loro lavoro, uno su tutti, SAP o AS400. Un suggerimento è questo: è vero che non potete conoscerli tutti, però è anche vero che su YouTube esistono delle demo per i quali voi potete avere
comunque degli spunti, delle idee su come questi gestionali funzionano. Per cui prima di presentarvi a colloquio, date un'occhiata, guardateli e cercate di capire quelle che possono essere informazioni utili per poi andare a fare un colloquio in maniera efficace. Anche per questa settimana è tutto, io vi ringrazio, scriveteci e chiedeteci le vostre domande alla mail info@opsolution.it. Grazie e buon lavoro.